La presenza del cast di Favino, Accorsi e La Puccini ha fatto scrivere a qualcuno, credo che sia Stefania Olivi su set del Corriere della Sera, che il tuo film ha un sapore mucciniano, riferimento a Baciami Ancora di Muccino. Dirmelo tu che l'hai visto. No, beh, insomma, ti rallegra o ti rattrista questo paragone? Ma no, me lo sono chiesto nel momento in cui ho fatto il cast, se era un problema o meno riproporre parte di un cast e di un... No, poi insomma con Muccino insomma, siamo amici, no, no, non ho nessun problema. Però io un po' all'inizio avevo qualche dubbio, nel senso che non ero certo di prendere degli attori che avevano già fatto insieme un altro film, poi mi sono fregato perché in realtà erano gli attori migliori per i ruoli che avevo, soprattutto quello femminile, che è un ruolo... Mi piaceva associare un'attrice che avesse una purezza, un'eleganza naturale, invece un ruolo anche abbastanza ambiguo. Il film poi credo sia molto diverso, insomma, credo che non sia mai uscito dai parioli per girare un suo film italiano, Muccino, quindi ecco, questo volevo sentire dire. Allora, in realtà, insomma, è con piacere che noi ospitiamo Lucio e Camilla, un film che personalmente ho amato molto, credo che lo amerete molto anche voi, per la bravura degli interpreti, per la bravura evidentemente anche della regia. Però è curioso che questo film arriva praticamente meno di 5 mesi dopo il tuo film precedente, cioè Figli delle Stelle, che forse alcuni di voi, molti di voi avranno visto, ed è una coincidenza. Dopo 6 anni non arrivava niente. Forse era per questo. Però insomma, molto positiva per te, per noi, però certamente anomala proprio nell'ambito della produzione cinematografica. Com'è andata questa storia? Ma è andata che la storia di un regista sempre è abbastanza fatta anche di tanti film che non si fanno. Perché è la storia di tutti i registi che hanno operato sia in questo paese che in altri. Se leggi le biografie dei grandi registi troverai tanti film che hanno fatto e tanti film che non hanno fatto. Io in questi anni ho avuto un po' per... po' di difficoltà che diciamo sostanzialmente con il cinema, dopo aver fatto un film che trattava dei tratti di Genova, ho avuto poi problemi a montare un altro film, un po' ho avuto un paio di progetti che non sono andati in porto per ragioni, uno al quale tenevo tantissimo, che è un film su Tenco, era già finanziato e poi praticamente il produttore è fallito prima che iniziasse a riprendere, insomma, quindi alla fine non è passato un po' di tempo prima che riuscissi a tornare sul set, e stavo sviluppando 2 film contemporaneamente e poi, come succede nella vita, si è creata la possibilità di farli in tempi abbastanza rapidi entrambi, quindi in realtà questo film qua avrei dovuto girarlo molto più avanti, teoricamente. Poi invece Favino è riuscito a liberarsi prima e alla fine abbiamo deciso di girarlo in tempi più brevi, quindi è andata così. Adesso spero che, insomma, il prossimo... far passare di troppo tempo. Camilla, il rapporto professionale con Stefano Accorsi, con Favino e con la Puccini, può dirci qualcosa dell'esperienza sul set? Allora, con Vittoria siamo amiche anche nella vita, abbiamo dei figli in comune, abbiamo... Ho fatto dei figli anche con Vittoria. Sì. Sono tempi moderni. Non sono geloso. Lui li farà con Favino tra poco, se andiamo avanti così, allora. Sì, no. Meglio la Puccini. No, allora, con Vittoria appunto poi avevamo fatto Le ragazze di San Frediano insieme, quindi ci conoscevamo e insomma siamo amiche. Picchio e Stefano sono 2 persone molto diverse, entrambe molto simpatiche, mi hanno accolto molto bene nel film, senza pregiudizi, ecco, che si hanno sempre pregiudizi verso i figli di, le mogli di. Ci sono pochi mariti di, però, purtroppo, in questo mondo così maschilista. Sì, lo spero anch'io. E quindi niente, è stata una grande esperienza, poi da Picchio e da Stefano si imparano tante cose, si cresce. Poi c'è da dire che in realtà è molto più facile lavorare con le attrici che con gli attori, quindi insomma per lei per esempio è stato più facile credo lavorare con Vittorio che con i maschi sono più egoriferiti, anche più fragili, è strano, però c'è lo stereotipo dell'attrice che in generale le attrici siano quelle con cui si lavora più. Ecco che gli attori maschi hanno il peggio dei maschi e il peggio delle donne, quindi proprio una cosa drammatica. A parte qui presenti, insomma. Senti, tu in un'intervista hai detto che la commedia è oggi un termine inflazionato, ti cito testualmente, spesso confuso con il genere comico.
proviamo a spiegarlo anche al pubblico. Dove finisce il perimetro della commedia? Dove comincia il confine del genere comico? Beh, di solito, secondo me, i film comici sono i film, diciamo, di performance da parte di attori cabarettisti. Non so, il film di Checco Zalone è un film comico. I film di Natale sono i film comici. I film che non hanno nel racconto la propria virtù principale, una storia da raccontare, ma sono film di performance, sono dignitosissimi, però sono due cose molto differenti, secondo me, insomma. La commedia mette in primo piano una storia da raccontare, un mondo da descrivere. Il problema è che poi anche la commedia è un po' un termine abusato, nel senso che, soprattutto commedia all'italiana, perché la commedia all'italiana era una commedia che raccontava, cercava di raccontare un paese con cattiveria, che ci ha regalato degli spaccati di rappresentazione della nostra società che sono ancora quelli a cui facciamo riferimento. Se pensiamo agli anni 60, spesso ce li ricordiamo più attraverso i film che al resto, e ce li ricordiamo spesso attraverso la commedia. E la commedia allora era una commedia che aveva il coraggio di, insomma, in un film come Il Sorpasso, chiuderlo con una scena molto tragica, facendo morire il personaggio più buono, per esempio. Oggi è un po' pochi cercano di seguire quella strada, io ci provo a modo mio. È più facile magari incontrare film che hanno come tematica semplicemente temi sentimentali, insomma, l'amore è qualcosa di molto abusato nei titoli dei film di questo periodo, e quindi poi si tratta poi di raccontare soprattutto storie di corna o di tradimenti o di personaggi inadeguati nelle relazioni sentimentali. A me interessa un po' di più uno sguardo sul mondo, pur filtrato attraverso la commedia, che è una cosa che mi appartiene, che è mia. A proposito dei titoli di film italiani, La vita è bella, La nostra vita, Una vita tranquilla, La vita in poi, La vita facile, ma chi è che sceglie i titoli dei film italiani? Beh, ma perché avere la parola vita dentro un titolo è diversa dalla parola amore, comunque, no? In un certo senso. poi no, per carità, hai citato tutti i film, sono belli, peraltro, a parte La vita facile, lo lascio giudicare, però gli altri sono... Così ti posso citare un po' di titoli con dentro amore, che sono troppi. Lasciamo la parola anche al pubblico per se hanno curiosità, domande da fare. Solo una cosa, proprio a proposito del tuo film, se hai avuto in qualche modo dei modelli di riferimento, dei padri putativi. Penso a Scola e al suo "Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa", Sordi e Manfredi, ecco perché non se lo ricorda. Pensa che titolo, insomma, un filmone effettivamente. Avevi qualche riferimento comunque? No, beh, ma Scola è per me un riferimento al di là di tutto, insomma. Poi ho il piacere di conoscerlo e di essermi confrontato qualche volta con lui, anche di recente. Quindi per me è un modello, sono i suoi film, mi piacciono molto, mi interessano. Però poi, insomma, è giusto uno spunto di partenza. Poi a me interessa fare un cinema contaminato, nel senso che abbia dentro tante cose diverse. E quindi, insomma, mi interessa quel tipo di modello, però sono passati anche 40 anni, 35 anni, insomma, quindi abbiamo il dovere di provare a fare qualcosa di differente. Assolutamente. Se ci sono domande, curiosità, veramente siamo qua, insomma, siete venuti a vedere un film, ma approfittate. Ci leviamo di qua. C'è un'attrice, c'è un regista, se volete vediamo il microfono, se no urlate, credo che vi sentiremo assolutamente, comunque. Non si leva nessuno, sono intimiditi. No, sono perché non hanno visto il film, se è ovvio. È difficile fare domande senza conoscere, senza parlare di cose vecchie, ma insomma. A proposito di cose vecchie, volevo chiedere a Lucio questo, allora, davvero rispetto ai tuoi esordi, insomma, L'ora Mambo, Tandem, Ora mai più, appunto Figli delle Stelle e questo film, insomma sono cinque film, ripensando ai tuoi esordi, intravedi dentro di te, avverti una maturazione come regista? C'è un percorso che cresce, sei c'è un anche padrone. Chi peggiora di film in film. Cioè, quello che il problema è che ci sono molti autori che fanno dei perfetti esordi e poi dopo magari peggiorano. Io c'ho sempre quest'incubo, quindi non lo so. Cioè, io quello che posso dire è che avverto che ho imparato a maneggiare, a usare il cinema come un linguaggio espressivo di più facendolo. Però è come uno che dipinge, più dipinge più conosce la tecnica, però poi deve averci anche ispirazione, perché noi magari scadi in un formalismo senza avere più niente da dire, insomma, mi auguro finché, poi a me interessa farlo finché ho voglia di farlo, non escludo di magari un giorno cambiare mestiere, potrebbe anche essere. Camilla, sei avvertita? Si mette a fare l'attore? Questa è una minaccia che non, assolutamente
non colgo la provocazione. Bravissimo, come attore, bravissimo. No, ma devo dire, quando l'ho conosciuto la prima volta, no, perché pensavo mi avesse fatto lui il provino, ma invece non era vero, no. Ho visto lui fare dei provini e quando dà le battute è un disastro proprio. Cerco di mettere in difficoltà io. È meglio che mi riga. Ripeto l'invito davvero a porre domande, curiosità. Se non ci sono, cosa devo dire? Beh, insomma, perché non viene a girare Piemonte magari ad Asti tuo prossimo film? C'è la domanda. Io volevo chiedere, ma sei stata proprio in Africa anche tu incinta? No. No. Però così poi non possiamo più fare il test alla fine sulla pubblica. Infatti. Scusate. No, è troppo, era il settimo mese, era troppo pericoloso. No, lì non c'erano vaccinazioni. Nessuno di noi è... Però se ti prende una gastroenterite incinta non puoi prendere niente, perdi liquidi, perdi tutto. Sì. Io forse il prossimo, non so se dovrò girarlo da altro, penso il prossimo film sarà un film girato in Piemonte, adesso devo capire ancora. Questa è una notizia, eh? Però mi auguro qualche cosa in mente, anche da queste parti mi piacerebbe girarlo, insomma, poi so che hanno girato di recente qualcosa qua dentro il teatro addirittura, no? Saluto. Vittorio. Insomma, bene, un po' di gelosia. Sono le 20:30, forse 31. Se non ci sono altre curiosità, io ringrazio davvero con molto piacere Lucio Pellegrini, Camilla Filippi. Grazie. Buona visione.